c'è Verossini, poi Agostinetto per l'attacco di Perri, ci arriva Cecchetto, ci arriva Gajewski e poi Taborelli, c'è la difesa di Rossini, Agostinetto per Perri e c'è il punto decisivo dopo il tocco del muro di Soverato. 25-23, si chiude 3-0 per la formazione di coach Barbieri, che nell'ultima partita in casa della regular season chiude per 3-0, 25-20, 25-22, 25-23 i parziali. Coach Barbieri, 3-0 per il Volle Soverato sulla Sigel Marsala, si chiude l'ultima partita della regular season in casa nel migliore dei modi, una vittoria 3-0 contro una squadra che comunque era bisognosa di punti, 3-7 equilibrati, anche se c'è stato poi nel finale dei tre parziali sempre un colpo di coda da parte del Soverato che probabilmente ha fatto valere anche il maggiore tasso tecnico. Sì, sì, devo dire che loro per tre quarti di set hanno giocato sempre bene, soprattutto gli ultimi due sono stati sempre avanti. Poi devo dire che oggi abbiamo fatto bene i punti che contavano, ecco, perché siamo sempre stati in svantaggio 20-21 e questi due set devo dire che li abbiamo chiusi col giusto carattere. Ecco, forse dobbiamo avere un pochettino più di esperienza, un pochettino più di attenzione, magari per arrivare un pochettino più tranquilli sul finale dei set. Comunque è andato tutto bene. Domenica prossima, ultima partita di regular season in un big match che ci sarà quella partita a Chieri che potrebbe anche a questo punto risultare decisiva ai fini delle posizioni in classifica, perché logicamente bisogna aspettare gli ultimi risultati di questa giornata, ma comunque ci sono ancora dei possibili incroci che potrebbero portare il Soverato più avanti di questa attuale settima posizione. Sì, come abbiamo detto, noi vogliamo arrivare ai playoff e vogliamo arrivare stando bene fisicamente, tecnicamente lo stiamo facendo, perché alcuni fondamentali stiamo crescendo. Sinceramente non ho visto gli altri risultati, perciò non so adesso dire quale può essere la posizione di classifica. Coach Francesco Campisi, commentiamo questa sconfitta del Marsala qui a Soverato in una partita paradossalmente equilibrata per tutti i tre parziali, dove praticamente avete mollato nei punti decisivi. Sì, assolutamente, diciamo che quest'anno purtroppo è stato il nostro trend, perché ce la siamo giocata sempre con tutti, però alla fine nei momenti decisivi abbiamo commesso troppi errori, infatti 7 errori il primo set, 9 il secondo, e questo alla fine fa la differenza ovviamente. Sicuramente non era probabilmente questa la partita da vincere considerando i valori tecnici di entrambe le squadre, però voi giustamente ci avete provato, dovete provarci fino all'ultimo perché ancora la classifica vi consente di giocarvela fino alla fine. Sì, assolutamente, ancora diciamo non ci ha spacciati, nel senso che oggi Perugia sta perdendo 2-1 contro Orvieto, speriamo che perda, e poi giovedì ce l'abbiamo in casa, loro sono a 4 punti a noi e quindi poi ce la giocheremo in casa fino alla morte, diciamo, ecco. Ci sono stati due campionati probabilmente nel campionato del Marsala, un girone d'andata con molta fatica, un girone di ritorno sicuramente migliore non solo dal punto di vista dei risultati ma anche del gioco. Sì, assolutamente, non a caso dico, è arrivata anche la nostra americana Becky Perry, ancora non è al 100%, però il cambio di rotta si è visto, sicuramente abbiamo acquisito un po' più di sicurezza nel nostro gioco, però il danno sicuramente è stato fatto all'inizio campionato, perché come dicevo prima il trend nostro è stato questo, nei momenti decisivi abbiamo perso partite che non si devono perdere assolutamente, quando si hanno 4 palle 7 per chiudere un 7 non si chiude, poi fa fatica e la paghi.